Ma non è chiaro. Nessuno l'ha ricevuto. Siamo saliti con questa 600 perché il 112 ancora ce l'abbiamo spuntato. Abbiamo questa gara, la prima marcia è stata veramente bella. Abbiamo fatto 3.06. Eravamo prima di classe, però ho preso un brillo. Quindi è passato avanti Michele. Poi alla seconda marcia hanno sbagliato i tempi perché ho guidato pulito, la macchina andava bene, ma hanno segnato 1.93, benedica. Hanno ragione. Ora la terza marcia non mi ha preso la benzina, siete proprio la mancanza di benzina, era la propria questione di macchina. E mi sembra, se non sbaglio, ho visto 3.10, se è giusto. Quindi stavolta è giusto 3.10, ma prima 3.10 era sbagliato, perché ho guidato la macchina e andava bene, questa volta non camminavo. Questi due ragazzi vicino a te? Vabbè, diciamo intanto a lui che è il nuovo arrivato della categoria RS1050. C'è da lavorare, gliel'ho detto sempre. Aspetta che passi la macchina. C'è da lavorare, però i tempi usciranno. Michele è un bravo ragazzo, ha camminato dal primo giorno che è stato sulla 600. Gli faccio un bocca al lupo perché io onestamente voglio fare una 112. Michele, allora? Ma è stata una bella gara, ci siamo divertiti. Oggi ancora non siamo sicuri dei tempi finali, ma penso che ho fatto il primo posto. Sì, sono felicissimo.
Bene, bene. Antonio, tu? Beh, che dire, la prima gara, non c'è nulla da aspettarci, diciamo, ecco. Basta arrivare su e divertirsi e non fare danni, giusto? Infatti. Bene, grazie a tutte e tre, alla prossima. Ciao. CRS 1150, terzo classificato della scuderia Spromonte, Antonio Greco. C'è? Ecco Antonio Greco che sta arrivando. Secondo classificato il Maidomo, Totò Lipari. Antonio Greco, terzo posto. Secondo classificato Totò Lipari. Totò, ti vedo un parecchio, come hai fatto? Parecchio ringiovanito. Bene, primo agli scacchi, se l'è meritato, se l'è cercato, del Cosenza Corse, Michele Ritacco. Mamma zitta, mamma zitta, che bonita. Questo è il gruppo RS 1150. Grazie ragazzi. Gruppo